concetto dello spettro della luce. Allora, noi abbiamo a che fare purtroppo nel nostro caso con tantissimi scienziati, perché la luce è stata molto studiata e perché è stata a lungo anche oggetto di grandi visite e grandi battaglie. Sono molto divertenti le storie delle luci, della luce proprio in generale, che nasce l'elettricità. Oggi così un attimino volevo rispolverare certi concetti, perché per esempio noi abbiamo appena accennato al fatto che noi oggi lavoriamo con una corrente 220 volt, diciamo che ormai è 240, tra i 230 e i 240 per dare un po' più di potenza, e che noi lavoriamo appunto con una resistenza di 50 Hz, ve l'ho spiegato, no? Mentre negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda e in Australia sta sui 60 Hz, cioè ovvero quello che impedisce in qualche modo la corrente di avere un valore per cui si può bruciare, non so, la resistenza, libero, si può cancellare, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo stare molto attenti quando andiamo nei paesi esteri, più che il voltaggio, che ormai è abbastanza universale, 20, 40, da tranne negli Stati Uniti che è ancora 110, in certi stati, non tutti, noi dobbiamo guardare in realtà a quanto è la resistenza si calcola in Hertz, e dovrebbe, se è sui 50 Hz possiamo stare sicuri, perché possiamo attaccare qualsiasi nostro apparecchio portiamo con noi in vacanza o in giro per l'anno. No, con l'Hertz al secondo si misura la frequenza, l'Hertz in sé sì. Grazie. Allora, detto questo, volevo parlarvi un attimo di uno di questi. Allora, alcuni scienziati, uno è Edison, che è quello che ha inventato la luce, un americano. Poi Edison era una persona un po' cinica e un po' violenta, non permetteva a nessuno di sviluppare i suoi pensieri, decise che la corrente doveva essere 110 volt e doveva viaggiare su cavi che la davano a corrente continua. Nikola Tesla, che era un croato che migrò negli Stati Uniti, un personaggio molto bello, si chiama, andatelo a guardare, Nikola Tesla, T-E-S-L-A, un personaggio assolutamente stravagante, un genio assoluto, e grazie a lui abbiamo la corrente alternata, cioè la tensione alternata, che ci consente di trasportare grossi carichi e poi di avere dei trasformatori che mano a mano da alta tensione la porta a media tensione, a bassa tensione, che è quella che usiamo attualmente noi. E Tesla scoprì che sostanzialmente per aumentare la corrente non era necessario aumentare il voltaggio e l'amperaggio, ma bastava aumentare il voltaggio diminuendo l'amperaggio, e poi dei trasformatori trasformavano questi volt in ampere. Questa scoperta di Tesla fu a lungo ostacolata da Edison e dagli americani, che avevano appoggiato la posizione di Edison, per cui per un lungo periodo la corrente non si sviluppò a causa di questo veto che Edison, che è l'inventore anche della nostra lampadina che abbiamo, aveva posto. Poi piano piano, grazie al cielo, le notizie di Tesla cominciarono a girare. Tesla, tra l'altro, è un personaggio che non gli andava manco descrivere quello che trovava, un genio assoluto, lasciò degli appunti sparsi e completamente confusi. Però in realtà aveva dimostrato questo era il valore dell'efficacia di questa scoperta, per cui poi successivamente Edison si appropriò della scoperta di Tesla, la fece propria e permise a lui di lavorare con tutti e con le tensioni alternate. Allora, vi racconto questo perché insomma anche questa è divertente sull'elettricità, capire che cosa c'è dietro. Per quello che riguarda invece la luce, partiamo da un altro grande scienziato, che è Isaac Newton. Isaac Newton scoprì praticamente lo spettro, cioè scoprì che attraverso un corpo riflettente, se passava un fascio di luce, questo corpo di vetro riflettente fatto in tanti specchi mandava tutte le componenti che determinavano il colore di quella luce. Il colore della luce è, per convenzione, bianco, che poi in realtà non è bianco, è trasparenza. Questo bianco praticamente scomposto dava vita a tutte le luci, tutti i colori che lo rendevano possibile. I colori sono i famosi colori dell'arcobaleno, vedete, no? Sette colori. Esatto, e attraverso questo prisma praticamente lui scompose, come dire, i colori della luce. La scomposizione dei colori della luce consentì
la possibilità di alterare il colore della luce. Quindi non si usava più la luce soltanto bianca, ma si cominciava a ragionare che la luce poteva essere trasformata in altri colori possibili. Questo, cammina nei secoli, ha fatto nascere praticamente il concetto di gelatina, di filtro. Allora, noi abbiamo detto che lavoriamo in genere, nella maggior parte dei casi, con due tipi di lampade, le lampade a tungsteno e le lampade fluorescenti. La lampada a tungsteno, all'interno dello spettro di luce che produce, fa prevalere moltissimo i colori caldi, cioè i colori che sono tra l'arancio e il rosso. La lampada a fluorescenza, invece, che è quella delle scariche per intenderci, fa prevalere i colori che vanno dal blu al verde. Questo significa che se io voglio una fonte di luce costante attraverso sorgenti luminose diverse, io devo convertire questi colori per portarli a una gradazione di colore simile per poter fare un lavoro omogeneo, uniforme. Giusto? Allora, la nascita, insomma, dei filtri, delle gelatine, serve proprio a questo. E quindi noi abbiamo una serie di notizie, di informazioni che ci consentono, sia a livello teorico che poi a livello pratico, di operare su questa mutazione del colore della luce. Il colore della luce, per convenzione, si è in qualche modo legata alla temperatura del calore. Quindi, siccome ci sono tantissime, oltre i gradi centigradi, che è comunque un sistema abbastanza vecchio, obsoleto e non preciso, gli anglosassoni hanno inventato altre unità di misura. Tra queste unità di misura ci stanno, per esempio, i gradi Celsius e ci sono anche i gradi Kelvin, che sono stati scoperti più recentemente, cioè un'unità di misura più recente, molto attendibile, molto verosimile, è possibile calcolarla con molta precisione. I centigradi e Celsius, venivano basati sul calore necessario per portare ad ebollizione l'acqua. Il problema è che, al di là della precisione in cui si andava a mettere questa temperatura, c'era un fattore che non veniva considerato, che in realtà alterava moltissimo poi, per esempio, i gradi di colore, ed era la pressione a cui viene sottoposta questa ebollizione. Questa pressione non poteva essere calcolata né da Celsius né da centigradi. Il Kelvin riuscì a trovare la formula ideale per arrivare a un calcolo ottimale della luce. Quando vi dico tutto ciò, perché quando noi andiamo a convertire una luce attraverso un filtro di conversione, quindi non un filtro colorante, il filtro di conversione ci dice da quanti gradi Kelvin partiamo a quanti gradi Kelvin arriviamo attraverso la sovrapposizione di questo filtro. Quindi questo dato qua è un dato molto importante per noi. Chi fa fotografia già lo sa, ma chi non fa fotografia deve cominciarci, se vuole fare luci, deve cominciarci a fare i conti, perché è quello che in qualche modo caratterizza un po' tutto il nostro lavoro. Allora, quando noi prendiamo per esempio questa mazzetta di gelatine, si chiama così la mazzetta, è praticamente una sorta di campionario dove ci fa vedere tutte le gelatine che noi possiamo usare e adottare per convertire le luci, sia facendo ripassare il corpo luminoso attraverso, sia riflettendolo con quest'altro tipo di gelatine qua, di foglie qua, di scimmie. Allora, noi leggiamo, per esempio, sulla conversione del 201, che usavamo ieri, che è quello che mettiamo per culo, che dice posso usare il 201, ma in realtà è una delle conversioni che usate, noi abbiamo delle informazioni. C'è scritto 201, full CT blu. Che cos'è il CT? Maestro, lei che sa un po' tutto. Diciamo che non lo sai, fai qua a scuola, no, cioè, sì, perché mo stavo sulla luce. Temperatura colore. Cala il tempo, sì. Temperatura colore. Full significa temperatura colore piena. Mentre se noi andiamo a prendere un 202, che come vi ho detto ieri, che cos'era il 202? La
la metà del 201, avremo HAL CT blu. Ok? Se prendiamo un 203 avremo quarter CT blu, un quarto, eccetera, eccetera. Cioè, questo si misura cinematograficamente, si usa questo linguaggio qua. Noi usiamo i volumi, per convenzione sono più facili, anche adesso anche in cinema si usano i volumi. E ci dice che noi, c'è scritto, tungsteno to daylight, ovvero come convertire una lampada tungsteno in luce di giorno. Ok? L'informazione che mi dice che quant'è la lampada tungsteno, come ho detto ieri 3000 volte, 3200 gradi Kelvin, cioè da 3200 gradi Kelvin io arrivo a 5700 gradi Kelvin. Allora, questa informazione qua, con questa tabella che poi vi fornirò, che fa parte di quelle cose che non leggerete mai più, mi dice che praticamente, dandomi così un po' di informazioni possibili, che per esempio una fiamma di candela sono 1800 gradi Kelvin. Come l'alba sono 1850. No, adesso ve le dico un po'. Il sole all'alba sono 1850 gradi Kelvin. Il sole dopo 20 minuti che l'alba è sorta sono 2100. Il sole dopo 30 minuti che l'alba è sorta sono 2400. Poi, il sole 40 minuti dopo l'alba arriva a 2900. Queste notizie sono molto importanti, per esempio se facciamo fotografia, se facciamo cinema, però sono anche molto importanti per chi, in teatro, vuole cominciare a ricreare un ambiente realistico. Ci siamo? Un'altra cosa, per esempio, dopo un'ora arriva a 3500. Alle 8:30 in estate si arriva a 5500. Quando il cielo è coperto si arriva a 6500. Quando il cielo è completamente blu con la luce piena arriva a 11100 gradi Kelvin. Quando va verso nord, cioè sull'orizzonte lontano, arriva a 25000 gradi Kelvin. Dopodiché c'era pure una volta il tramonto, che non so che ha fatto. C'era qua, c'era un'altra scheda che avevo, c'era la progressione verso l'andargione. Cioè, quindi, come vedete, praticamente io per ricostruire una luce solare, che chiaramente è quasi impossibile perché la luce del sole ha una caratteristica irriconoscibile, lo vedete sulle ombre, cioè innanzitutto è una luce che si muove e in secondo luogo una luce pervasiva capace di invadere ogni angolo possibile delle nostre, di ciò che muove. E a seconda di dove è posta nel cielo, proietta delle ombre di un certo tipo. Noi tutto questo facciamo fatica a riprodurre teatralmente, lo possiamo riprodurre in un istante, ma non possiamo certo produrre uno spettacolo in cui dovrei montare le luci in tante posizioni per ricreare la giornata. Qualche scecoviano l'ha pure fatto, però diventa la follia. Questo per farci capire che sostanzialmente se io voglio ricreare una luce possibile di una giornata normale che sta all'incirca sui 6500 gradi Kelvin, questo mi porta a 5700. Quindi il 201 mi andrà a raccontare non una luce da esterno, ma mi andrà a raccontare per esempio una luce da interno di una camera di pieno giorno. Se io voglio ricreare, questo sempre a livello così assoluto ma anche no, poi grazie al cielo andiamo alla fantasia, se io voglio andare a ricreare invece un colore vicino a quella che sarà, che adesso ne fanno più, non mi ricordo, cioè non sono più numerate le progressioni, sono messe così a caso. E coglione. Io dovrò andarmi a prendere una gelatina che non è più a 5700 ma dovrebbe arrivare attorno ai 6200-6300, quindi una conversione in qualche modo più forte della lampada più esterna. E dovrò probabilmente moltiplicare la potenza della lampada anche per dare una verosimiglianza di un fascio forte di luce solare. Per esempio il 203 mi porta una lampada tungsteno da 3200, me la converte a 3600. Quindi un 203, quindi
un numero più piccolo, anzi scusa, un numero più grosso, un numero più grosso mi porta praticamente la condensazione verso la luce del crepuscolo, quindi verso la luce declinante, perché sempre più va avvicinandosi ai gradi termini di una luce alto stella, cioè il famoso 5600. Ora, sulla gelatina c'è scritto, ci sono delle altre informazioni, sempre poco leggibile perché fa queste mazzette, vedete? Ci sono delle curve, non so se l'avete mai viste, se avete mai centrato l'occhio su queste curve, non so se qualcuno di voi ha mai avuto curiosità di che cosa sono queste curve. Vedete, ci sono una specie di grafici, ok? Questo per esempio non riguarda più le conversioni, ma comincia a riguardare il discorso del colore. Voi conoscete, voi vedete, lo sapete. Tu Massimo hai mai studiato questo fenomeno dello spettrometro, bravo. Ovvero, in un ideale grafico che qua ho fatto una fatica, ma l'ho trovato su internet, noi passiamo praticamente da una luce a ultravioletti a una luce a infrarossi. Quindi da una prevalenza di viola, di freddo, passiamo progressivamente a una prevalenza di rosso, cioè di caldo. Quindi non le colorano perché costerebbe troppo a colorarle questi pezzi di carta, però idealmente questo grafico riproduce questo spettro. Questo significa che a seconda della lunghezza a cui la luce è posta e a seconda in qualche modo del lavoro che fa da tungsteno a luce del giorno a fluorescente, la luce praticamente compie delle parabole. Queste parabole escludono degli spettri nello spettro delle frequenze di luce. Queste frequenze di luce vengono negate da questa gelatina. È una cosa molto importante, insieme a un altro parametro che poi avremo, perché ci fa capire come possiamo abbinare una gelatina, un colore, a un altro colore. Perché se io lavoro su uno spettro di luce che escludo e poi uso un colore che invece con lo spettro di luce me lo rimette dentro, che cazzo lo sto a cosa fare? Cioè, ho comprato un gelatine inutilmente. Quindi io dovrò andare a ragionare su le gelatine che me compro, quando faccio un disegno luci, per far sì che tutto il disegno luci che sto costruendo diventi omogeneo. Chiaro? Per esempio, ieri c'è stata la tipica idea del cazzo, cioè dice mettiamo il blu e mettiamo il viola. Allora, cosa succede? Che se io sommo il blu e il viola, io sto sommando esattamente le stesse frequenze di colore. Quindi io alla fine non ho nessuna possibilità di giocare con le luci. Mentre viceversa, se io vado a mettere un blu e un verde, o un verde e un giallo, riesco proprio all'integrazione delle curve, dei colori fanno a inventare delle altre possibilità. Poi, un'altra cosa che un'altra cosa importante è il valore di Y, che c'è sempre segnato nelle gelatine. Il valore di Y è quello che ci indica l'ABS, ovvero l'assorbimento che la gelatina colore fa, colore anche conversione fa, sulla luce. L'assorbimento si misura in stop. Che significa stop alla luce? Allora, quando io, per esempio, vado a mettere su una lampada ad tungsteno un daylight, cioè vado a mettere una conversione 201, io tolgo uno stop alla potenza di quella luce. Perché la raffreddo e quindi tolgo un po' di forza. Questo parametro qua si chiama parametro Y e ogni gelatina sempre su questa roba ce l'ha. Vedete? Y uguale? Esatto. Vedete? Qualsiasi. Y uguale 70,8%. Eccetera. Ciò significa che quanto più lo Y è
basso, è basso, tanto più tolgo stop, cioè potenza la luce. Tanto più lo Y è alto, tanto più io riduco il valore di stop della geometria. Gli stop sono molto importanti sia in fotografia sia in cinema, perché servono rispetto agli obiettivi, rispetto alla macchina da presa, servono in qualche modo a non bruciare, dice così, l'immagine, la pellicola, eccetera, eccetera. Cioè, quando io per esempio faccio una luce su lei e gli metto una ponte qua vicina, a livello fotografico, il suo viso nel mio apparecchio risulta bruciato, cioè sovraesposto. Quindi questo viso annulla completamente, come dire, le sue particolarità, le sue ombre, i suoi rilievi, perché la luce lo schiaccia. Allora io però devo illuminare quel viso, posso lavorare tanto abbassando l'intensità della luce, ma a quel punto levo luce per la vettura della macchina del suo volto, e quindi in qualche modo sono obbligato ad aprire il diafragma e quindi perdo un po' di qualità dell'immagine, diciamo, oppure io quella intensità la temo un po' attraverso gli stop. Cinematograficamente gli stop sono fatti con delle retine più che con dei filtri, perché le luci sono talmente forti, potenti, che i filtri dopo un po' sottocerebbero. E queste retine in genere sono di metallo, ve le faccio vedere perché ce n'è qua una cosa di una retina, sono così. Sono proprio delle retine. Sono come quelle cose, sai quando fa delle castagne che sotto mette delle cose? Come quelle robe lì. Esattamente. Infatti io devo dire, qua c'è il castagno. E vengono messi davanti alle luci proprio per ammorbidire la potenza della luce. E quindi il grado Y mi deve far capire anche, mi serve anche per capire quanta luce vado a negare nel momento in cui scelgo quella gelatina. Per esempio, in genere una delle luci che si mangia, una delle gelatine che si mangia più luce è il blu. Se tu leggi blu, a quanto sta lo Y? 6.8. Significa che questo blu mangia circa 5 stop della mia luce. Quindi io, se voglio illuminare tutto di blu pervasivamente, dovrò mettere un sacco di pezzi, secondo me. Abbassa la potenza della luce. È il suo grado di assorbimento. Esatto, più alto bassa luce, più è basso e più la luce. Altra questione importante, sempre per quello che riguarda le gelatine, altra cosa su cui molti maestri del valle cascano, è il tipo di gelatina che compriamo. Noi possiamo comprare due gelatine. Possiamo comprare una gelatina normale e possiamo comprare una gelatina HT. Che cos'è la gelatina HT? Non è la gelatina sempre aerea. Dio mio. Allora, praticamente la gelatina HT significa a alta temperatura, high temperature, cioè significa che nel caso in cui io vado a usare un tipo di luci come queste che sprigionano molto calore, se io vado a metterci un tipo di gelatina non trattata a sopportare questo calore, dopo un po' sbaglia. Quindi io devo comprare delle gelatine HT. Quindi devo specificare nel momento in cui ordino, nel momento in cui vado alla rete a prendere le gelatine, devo specificare che voglio delle gelatine ad alta temperatura. Per esempio, spesso e volentieri i blu, quel blu che abbiamo visto, vengono usati sui domino o su pallas, che sono questi tipi di luce qua. Per usare una gelatina su questa roba qua, devo comprare una gelatina ad alta temperatura, se no io ogni sera devo cambiarla.
Sui PC normali questo problema non c'è. In genere questo ce l'abbiamo molto con le luci quarze, ce l'abbiamo con le lampade fluorescenti a scarica che funzionano molto luce, molto calore, scusate. Quindi ce l'abbiamo fondamentalmente su certi tipi di lampade. Poi imparate anche a conoscere, per esempio i mid dimmer stanno sul limite. Quando c'erano le vecchie gelatine della Lee che non erano ancora molto raffinate, le bruciavano. Poi la Lee si è comprata la Rosco, che è un'altra grandissima costruttrice di gelatine, e hanno affinato un po' la qualità della gelatina e sono riusciti ad arrivare a questo risultato. Ora, le gelatine, che tra l'altro sono fatte in maniera molto complicata, perché sono delle sovrapposizioni di sheet e fogli in maniera da comporre appunto quello che ci siamo detti, hanno dei valori molto, molto discutibili dal punto di vista della classificazione. Io qua ho un manuale che dice, per esempio, delle cose che quando il tecnico non ci ride, quando le legge ride, perché dice, no, può essere anche il contrario. Cioè, vi faccio un esempio. Qui per esempio dice, da tutti i colori primari, da tutti i colori freddi, caldi, secondari, dai colori neutri, dai lucidi accento, gli accenti freddi, la luce della luna. Ma chi ha detto che la luna deve essere bianca, o deve essere viola, o deve essere verde? Cioè, in teatro queste verità non ci sono. Quindi, vale, ve lo metterò in allegato, vale per quello che può valere. Ecco, per esempio lui dice, proprio sulla luce della luna, dice, usate il 57 a lavander, eccellente quando volete una luna in controluce. 58 A di Lavander trasmette abbastanza luce mentre mantiene l'illusione di notte, rende le forme tridimensionali. Poi 65 Daylight Blue, utile per realizzare atmosfere depresse e cieli offuscati. Cioè, come vedete, quando si entra nel dettaglio di una classificazione così si rasenta lì. Quindi qualsiasi manuale è una mezza stronzata su questo lavoro, cioè vi date le informazioni, ma poi l'esperienza vi insegna esattamente quello che necessita e quello che appartiene poi al vostro gusto personale. Io infatti, è vero, tendo a usare più le conversioni dei colori. Non amo molto i colori, come il tecnico dice. Quindi quando faccio i miei disegni uso soltanto conversioni, cioè uso delle fonti luminose e converto i loro valori Kelvin. Altri usano i colori in maniera molto accentuata, molto spiccata, perché amano invece, che ne so, la scena espressionista. Quindi quello è chiaro che poi ognuno di noi trova il suo stile. È anche lo stile che devo rimettere in discussione nel momento in cui mi chiedono dei paesi vicini allo spettacolo espressionista. Posso vedere i miei colori, no? Quindi, insomma, tutto questo, come vedete, è molto soggettivo. Una gelatina. La gelatina viene venduta, sembra un rappresentante di lui, la gelatina viene venduta o a rotoli o a fogli. I fogli costano relativamente poco, però con i fogli ci fai 4-5 pezzi. I rotoli ne compri quando fai l'uso di un colore o di una conversione che è un po' più assaltante. Ad esempio, io spesso mi utilizzo 201, compro il rotolo del 201, foglio, no? Allora, un rotolo costa con l'IVA sugli 85 euro, senza IVA sui 60, 66. Un rotolo, ma ce l'abbiamo qua, adesso ce l'abbiamo, no? Adesso lui riporta così, vediamo. In questo senso le gelatine non dovrebbero sprecare. Ma le durano abbastanza? Allora, il problema della gelatina è che si cuoce, cioè, a lungo andare la gelatina si rovina laddove batte la luce, quindi dove batte la luce comincia ad alterare il colore e tutto intorno magari è stentato. Che succede? Che nel momento in cui si altera il colore, quella particolarità che ha la gelatina, quella di trattenere alcune gambe, alcuni spettri di luce e altri metodi, chiaramente li altera. Per cui tu dopo un po', se usi tanto un 201, non c'è più un 201, e diventa un'altra cosa, diventa un 203, diventa un altro colore. Se va verso il verde diventa un altro colore che può essere un verde acqua, come che ne so. Ecco, per esempio il colore tipico del 201 quando è consumato è questo colore qua.
il white flame green o l'atlas green, che è un'altra conversione, che è questo, sono 4-5. Quindi diventa proprio un altro colore, quindi quando vai a miscelare le cose che dovrebbero essere simili con quello di ieri che abbiamo visto, c'è questi due colori. Questo è un rotolo, costa un sacco di soldi, 119, ecco, per esempio questo è un colore, è un dark blue, un blu profondo notte. Questo ci avrà un grado, un coefficiente Y come molto basso, perché questo assorbe il sacco di luce. Questo noi lo usiamo per delle luci nei concerti e delle volte magari per fare un fondale, per dare la sensazione di un crepuscolo. Certo io non posso illuminare un volto umano con questa roba qua, c'è chi lo fa, ma non si può, insomma, no? Perché vado a togliergli l'espressività, a meno che non lo fa un fantasma, un topo, no? E togliere un metro per mezzo metro. Non mi ricordo quant'è. Allora, qui ce l'ho, allora ecco, se vuoi te lo dico. Allora, i fogli sono 51x61 e i rotoli sono 1524x61. Senza IVA, con l'IVA, senza IVA cambia la ventina di euro. Perché l'IVA, cioè chiaramente poi a noi magari non ce la fanno pagare l'IVA, però se vai te, non ti conosce, la fanno pagare. Adesso come vale, ci conosce, ci fa anche degli sconti, però perché a Roma non ce ne sono tantissimi che vengono questa roba qua. Poi ripeto, noi per esempio andiamo a fornirci dalla Rocco, c'è il materiale lì, c'è anche la Rocco, però tende a vendere la lì. Molti invece amano quest'altro tipo di gelatine, lì sono inglesi, amano quest'altro tipo di gelatine che si chiama Rosco, che sono in effetti molto più belle. I colori sono sempre gli stessi, perché poi sono messi d'accordo all'incirca. Magari la Rosco ha qualche colore in più suo, di sua invenzione, la lì tende continuamente a tirare fuori colori un po' strani, abbastanza inutili, che stanno in commercio per un po' e poi spariscono. E praticamente cosa succede? Che ognuno che ha per esempio un colore nuovo della lì è questo purple, viola, assolutamente brutto, cioè la roba, non so, sembra un po' lontano. Non so cosa fosse per però questa cosa qua io ve la dico perché è importante da sapere, perché delle volte magari certi numeri e certi colori non corrispondono, perché la Rosco ne usa alcuni, per esempio la Rosco fa un 202 molto simile al 201 e quindi è un po' più pesante, perché la Rosco viene usata più cinematograficamente, le lampade sono più potenti, quindi calcolano il fatto che appena le accendi già un po' di la gelatina si brucia, mentre teatralmente non usando la stessa potenza non abbiamo questo problema. Poi l'altra cosa che volevo dirvi sempre sulle gelatine è che proprio perché costano tanto uno cerca di riciclarle. Adesso vado a trovare se trovo delle gelatine consumate, vi faccio vedere. Grazie.
sempre per il tecnico C, per il paracolore. Allora, ora vi faccio vedere. Questa è una gelatina tipicamente valle. Cioè, io dico, raga, non mettete qua la gelatina là sul controllo. No, no, non ti preoccupare, è sotto controllo. Questa è un'altra gelatina usata abbastanza, con un par. Questo è tipo, questo par sarà stato su tipo un mese, quasi sempre acceso. Questo è il risultato. Cioè, questa gelatina è inutilizzata. Questa è una gelatina non messa bene. Cioè, se io, perché ho un telaio con cui metto le gelatine? Perché il telaio ha la caratteristica di tendere bene la gelatina. Se io la gelatina la accrocco, la gelatina, accartocciandosi, non disperde il calore e prende fuoco. Questo è il risultato. Queste sono cose che succedono abbastanza regolarmente. Poi, questo è un tipo di carta che si chiama black foil, foglio nero. Questo black foil è un foglio che ha una caratteristica, ora lo sentite, che è un foglio praticamente metallico, ad alta resistenza termica, abbastanza dissipatrice, e serve praticamente perché spesso e volentieri le luci hanno delle, come avete visto, i proiettori hanno delle finestrelle per dissipare il calore. Quelle finestrelle in parte fanno uscire un pochino di luce. Qualche regista e qualche persona un po' meticolosa dice: ma io vedo, non è un buio totale. Allora noi dobbiamo rivestire quel qualcosa che illumina con una materia che lo copra. No, quel qualcosa che fuoriesce dalle fessure di dispersione di calore. Lo copre, lo lascia un po' lascio in maniera che respira a modo suo e ci metti davanti questo. Perché se ci mettessi davanti la carta si brucia. Se ci metti davanti la gelatina si brucia perché sta confermando. Allora si usa il black foil. Beh, poi c'ha tanti usi anche impropri, ma insomma fondamentalmente è qualcosa di resistenza termica con la quale qui si usava addirittura nelle camere da letto, no. E serve quando non sai che fa dire black foil, fa la stufa che domanda, e praticamente per esempio anche su una lampadina, la lampadina di servizio, di console eccetera, per evitare che apra troppo la avvolgi col black foil e non con altro, in maniera che così concentri soltanto il fascio di luce che rimane libero l'emissione della controluminosa. Quindi diciamo un uso molto ma pure questo ha una caratteristica, costa l'ira del Dio, quindi usarlo con parsimonia, costa tantissimo, tipo un rotolo di questi che è tipo un rotolo da forno di cucina, la carta da forno di cucina costa sui 60-70 euro, quindi c'ha questa roba qua, sono 2-3 euro, quindi va usato con parsimonia e spesso e volentieri dopo che l'ho usato, come vedete qua, lo riapro affinché qualcun altro lo possa riusare. C'è un nuovo minuto. Poi, un altro tipo di nastro che si usa per le luci, che non è questo, ma non so dove sta, è il nastro argentato, che non è questo. Questo è un simile nastro argentato. Massimo sa da messo perché non è. Quando non lo provo lo sa lui. Praticamente il nastro argentato ha una caratteristica che ha, se io devo attaccare una gelatina, devo magari unire due pezzi di gelatina, devo andare a mettere una sovrapposizione di qualche cosa su un proiettore. Che sono lo sono dei camerini. Io uso questo tipo di nastro qua, pure questo ha una caratteristica. Cioè, nel senso che è un tipo di nastro molto comodo che strappo e fa una pellicola tipo carta, come si chiama? Però è adesivo.
Allora, quando io devo lavorare su un proiettore, devo assolutamente evitare di usare un tipo di nastro, che è il nastro isolante, perché se squaglia, se scioglie, puzza, è gocciola e procura delle ustioni. Mentre questo tipo di nastro qua è un nastro che non si scioglie. Al limite può succedere che, se non l'ho messo bene, stacca. Quest'altro tipo di nastro, che è il nastro carta, non si scioglie, ma può bruciarsi. Bruciandosi non è che procura danno, però insomma si scolla e non serve a niente. Quindi se io devo andare a usare qualcosa sul proiettore, come fosse anche andare a mettere black foil attorno al proiettore per fissarlo, uso questo tipo di nastro qua. Quindi uso improprio di questo nastro viene punito ferocemente. Quindi questi nastri qua vi faccio vedere perché sono i nastri che vengono solitamente usati. Questo non c'è per niente. Gli elettricisti usano solitamente il nastro carta per appuntare delle cose, il nastro isolante per fermare i cavi, anche per questo non abbiamo superato il concetto con i pinguini, e questo lo usiamo sui proiettori. Questo è black foil, cioè dobbiamo usare roba termicamente resistente. Perché? Perché quelle guattone là si scaldano e c'è più. Ora Massimo vi spiega, lui li ama molto, il frost. Se l'ha preparato perché? Serve. Esatto. Qui abbiamo tutta una serie di frost, ora Massimo vi spiega che cos'è il frost. Il frost è un diffusore per la luce, un filtro che si mette davanti alla lampada per rendere la luce più morbida o per allargare il fascio. Ci sono vari tipi di frost o di diffusori. Alcuni sono idonei per tipo di illuminazione, insomma, senza allargare o ammorbidire il fascio, ridurre la quantità. Adesso non mi viene in mente cos'altro dire. Ma cambiano anche il tipo di luce, no? Sì, no, non cambiano il tipo di luce, non cambiano né la qualità cromatica, cambiano la diffusione, possono essere molto vero. C'è questo qui che è scritto nel 1958, che ha un effetto molto molto leggero, cioè quasi come un foglio leggermente meridionale. Ci sono altri invece che sono delle righettine tipo la sera, che servono per allargare il fascio. Ci sono altri che sono proprio fogli opachi, che sono invece provati a renderla molto diffusa, ovvero invece di avere un raggio diretto molto puro, che ti fa anche le ombre, sul viso oppure sull'oggetto, sarà fare una luce distinta che ti fa un'illuminazione molto più morbida, quindi non vedi queste ombre nette, non vedi molto le ombre della pelle, non vedi il massimo. Quindi lo scopo principale è questo qua, non alterano la qualità cromatica. Ovviamente quelli molto pesanti possono ridurre un pochettino la distanza della luce, quindi possiamo un po' il coefficiente di alto più sono. Allora, che cosa fare una leggera riduzione, molto leggera. Allora, noi frost in teatro li usiamo, però diciamo non è un uso, non facciamo un uso, come posso dire, molto diffuso di frost. Li usa moltissimo il cinema. Il cinema non usa tanto perché il cinema ha sempre il problema che non deve esserci un punto di fuoco della luce. A teatro il punto di fuoco con la distanza un po' si perde. A cinema la macchina presa rischia di andare a mettere molto a fuoco la sua faccia e lasciare sbiadito magari intorno alla sua faccia, e questo chiaramente crea una sensazione di artificio. Allora io, per dare una luce uniforme a un puntamento che chiaramente vuole mettere in risalto la sua faccia, ma deve ammorbidire il contrasto tra fuoco e periferia, uso il frost, perché il frost mi ammorbidisce il passaggio e quindi l'occhio umano quasi lo percepisce e sembra naturale, ma in realtà abbiamo costruito artificialmente una sensazione. In cinema si usano tutti i tipi di frost possibili, per cui ne esistono una marea, e si usano dei frost solitamente con le luci a fluorescenti molto pesanti, si usano dei frost corposi, tipo questo. In teatro si usano per esempio quando devo illuminare diffusamente la scena. Qui le scene ormai non vengono più, però se dovesse arrivare una compagnia con una scena e la compagnia mi dice
valorizzami un po' più l'ambiente, fammi vedere queste mura, fammi vedere questi disegni sulla scena, eccetera, eccetera. Io che cosa devo fare? Devo andare a mettere una luce là sopra. La luce che vado a mettere là sopra rischierebbe di fare una ragazzetta da una parte e lasciarmi un po' più sfocato intorno alla ragazzetta. Quindi risulterebbe chiaro che io sto illuminando un proiettore. Io a quel punto, per uniformare questa luce e per renderla più possibile omogenea nella sua diffusione, uso i prossimi. È come se leggermente sfocassi tutto. Esatto, è come se sfocasse un po' come... L'intento è quello, non si sì, si chiamano anche diffusori, proprio perché diffondono la luce. Sai che devo fare adesso la campagna? Le vecchie lampadine di gas, facciamo un vedo trasparente, quello c'è uno svegliato. Sì, la lampadina è una cosa finale, però un po' la luce è cambiata. Non cambia il colore, non cambia la cosa di automatica, cambia soltanto l'effetto che ha su di te la luce, perché è più diffusa, è come se avessi tanti proiettori in tutta quella zona dove hai messo il posto, invece che un singolo punto luce. Quindi viene quasi una luce uniforme. A volte si mettono dei telai anche molto grandi, anche se tanti la lampada. La domanda si vuole? Sì, si possono usare se non è giornata, si può cambiare il colore. Forse anche nei telai, magari in questo caso non si chiamano soft, ma non so, per mostrare anche la produzione, un telaio grande, ma anche 3 metri per 6 metri. Sì, infatti al cinema usano dei telai enormi. Esatto, anche in cinema, in fotografia, si usa moltissimo ammorbidire anche la luce del sole, perché magari cosa succede? Che la luce del sole che io ho a mezzogiorno non è la stessa che io ho alle 4 di pomeriggio. Quindi allora io in qualche modo devo andare, magari se sto girando una scena che ho iniziato a girare alle 4 di pomeriggio e la riprendo a girare la mattina dopo, devo ricreare con la luce artificiale gli stessi gradi Kelvin. E dall'altra parte devo tentare con la luce del sole di moderare la potenza di quell'ora decisa. Quindi uso frost. A volte si usano anche soltanto per ammorbidire le ombre. Oppure anche per ammorbidire le ombre. Quando c'è il sole molto a piombo, cioè in alto, per solo dovrei un po' caldo, si creano delle ombre molto dure e nette sul volto. Quindi non si vedono, non c'è una grande troppa differenza tra la parte in ombra e la parte in luce della persona. Quindi si mette questi grossi telai che fanno una luce molto diffusa e quindi l'ombra viene molto più morbida. Quasi tutte le serie televisive la usano. Adesso facciamo un esempio. Abbiamo frost da mettere. Vabbè, mettiamo anche un calcolo per capire. Come vedete, guardate che questa luce che fa. C'ha un centro molto forte e una periferia che mano a mano fa perdere l'intensità. Adesso Massimo arriva col frostino. Quindi in questo senso noi possiamo lavorare anche con questi mezzi che solitamente il cinema non usa, se abbiamo la possibilità di riuscire a governare. Però vedete già com'è diventato uniforme? Rimettilo. Questo è molto leggero, questo è leggerissimo. Laura, mi sono fatto un po' di perché ci sono le luci di servizio, la caratteristica è che non mi abbassano gli stop. Sia a livello impercettibile il valore di vista. Cioè, vedete quella luna che ha la luce naturalmente? Lo vedete? Come questa è perché la lampada pare fatta in un certo modo, ma ogni lampada ce l'ha, c'è un fuoco. A meno che non uso le lampade, le lenti, Fresnel. I Fresnel hanno meno questo gioco. Sì.
dare valore a queste pareti, io in qualche modo le... vogliamo girare un film sul teatro, ok? Io devo illuminare le pareti per far vedere il teatro. La macchina da presa ha bisogno di molta luce per leggere. Quindi io a quel punto userò una potenza luminosa e poi in qualche modo cercherò di attenuare la sua naturale conformazione attraverso... queste cose che sono girate noi non le abbiamo comprate, ce le lasciano ogni volta che vengono a girare la televisione o al cinema, perché noi guardate quest'altro invece di quest'altro, sì, questo è anche un diffusore. C'è anche il zip. Ah, c'è anche il zip? Sì, questo praticamente c'ha anche non soltanto assorbe e ridistribuisce questa ampia, perché fammela vedere una cina. Esatto, guardate di che consistenza è. Questa è anche un HT. Questo è anche un HT. HT però. Lo sente? Ma che ne sei? Hai detto? Alta di più. Allora, c'è quest'altro tipo di gelatina che invece teatralmente si usa molto, che è il silk. Il silk ha la caratteristica di, a seconda di come viene messo, è fatto tipo dei fili di seta, tipo, non so come si vediamo. Però questo non è un vero silk, no. Perché il silk non è di questa materia plastica, ma è proprio di una materia corposa. Allora vedete le righe. Come se fosse una tela. Come se fosse una tela. Eccolo qua, questo è un silk. Quindi a seconda di come c'è la trama, a seconda di come pongo la trama, mi apre o in lunghezza o in larghezza. La sta notando? Sì, guarda, queste sono le righe della tela. Questo è un altro silk. Guardate, è un mezzo silk. Quindi la ridireziona. E questo, per esempio, quando noi andiamo a fare il controluce, se lavoriamo a cercare di coprire con molta diffusione il palco, noi possiamo mettere pochi pezzi e usare il sink per allargarlo, per esempio, o in larghezza o in lunghezza. Ora il sink, diciamo, è anche abbastanza costoso con gelatina. Noi credo che qua abbiamo solo io, non sapevo solo là. Solo là. Va bene, quando ci avremo i soldi compreremo il full silk e faremo praticamente i controluce in questa maniera, così ci abbiamo questa possibilità. Sì, come sto fatto? L'ultima cosa... Sta sui 120-120. Sì, 420 sono. Un'altra cosa importante, sempre da capire rispetto al lavoro che noi facciamo con le gelatine, è quello che chiaramente dobbiamo conoscere il valore di ogni pezzo, perché ogni tipo di lampada, ogni tipo di pezzo che usiamo, reagisce diversamente con le gelatine che mettiamo. Allora, in questo senso, non è detto che questo colore qua, no? Faccia lo stesso effetto su un par che su un PC. Perché su due tipi di lampade, due tipi di potenza luminosa che incidono diversamente su queste superfici. E noi questo lo dobbiamo imparare a calcolare. Non è scientificamente calcolabile, cioè si potrebbe con i gradi Kelvin, eccetera, eccetera, però fondamentalmente dobbiamo imparare pure a capire che tipo di proiettore usare in relazione all'effetto luminoso colorato che vogliamo fare. Spesso e volentieri si usano per esempio moltissimo i bar, anche nei concerti, perché sono più potenti, quindi se io voglio fare un colore che assorbe il coefficiente Y, come abbiamo detto,
ho bisogno di più potenza luminosa. Mentre in teatro, spesso e volentieri, i PC lavorano con le convenzioni proprio perché sono le gelatine che tendono ad assorbire poco, cioè un coefficiente di uso molto alto. Quindi dobbiamo anche capire qual è la funzione del pezzo in relazione anche al colore della luce che andiamo a immaginarci. Altra cosa per cui si usa questa roba qua in teatro, delle volte, è sul volto degli attori. Caratteristica molto importante. Allora, secondo me, un bravo disegnatore di luci si vede quando il volto dell'attore non è né bruciato né al buio. Cioè, io leggo esattamente la sua faccia e se ce la faccio, la sua faccia diventa addirittura più bella. Ok? Certo, quanto recanti diventa bella. Però, se fa, sì, se fa un bel lavoro, la sua faccia diventa più espressiva. Allora, questa cosa è molto importante e qui rientra il gioco di Silk, perché, o entra il gioco insomma di Frost con tutte le loro relazioni, perché delle volte, per esempio, quando un attore ha una certa età, se io sono impietoso con le luci, che io metto in evidenza? Perché? Perché vado a marcare le ombre di quel punto. Allora, a quel punto, per evitare che qualche parte pure della vecchia Babbione o del vecchio Babbione, io che cosa faccio? Cerco di attenuare questo contrasto e quindi vado a usare un tipo di frost leggero che mi dà questa sensazione. Oggi come oggi hanno inventato, proprio per certe attrici hollywoodiane che rompono i coglioni, proprio sono delle gelatine per rompere i coglioni, che si chiamano cosmetic, le cosiddette cosmetic, che sono dei coloranti abbastanza simili a quelli che sono il carnato, cioè risaltano il carnato della pelle umana, e che hanno già in sé dentro un po' di frost. Non soltanto con dei cosmetici. Per Natale ti regaliamo tutta la gamma di cose. Grazie. No, penso anche sui viti magari particolarmente spigolosi oppure. Sì, sì. O anche le volte quando ci sono delle cicatrici. In televisione si usa molto cosmetico. Che il cinema riesce anche a fare anche la televisione, che la luce in genere, la televisione la luce è sparata, è pietrizzata, si usa molto così. Apri tutto, sì, apri, marmella. Eccolo qua. Questo è il Moroccan Frost. Allora, voi quando c'è sta la prima attrice che vi rompe i coglioni, state in pericolo come tecnici di luce perché... A potere lei? Perché magari non l'avete salutata così, se volete farlo regalo, ci guarda, sono della prima attrice, non so se non potete quelli... Beh, deve essere un controllo. Questa cosa però è importante, cioè adesso abbiamo ragionato in termini di luci, di scene, di cose astratte. Invece il volto umano è molto importante. Cioè sul volto umano noi dobbiamo sempre, è chiaro, quando c'è un musicista, come vedevamo, insomma, eccetera, eccetera, c'è poco da fare. Però, quando, perché il musicista è un po' che suona, non è molto interessato a quello che fa. Un attore invece lavora molto col suo volto e col suo corpo, specialmente con tutti i muscoli facciali, eccetera. Quindi l'illuminazione deve sempre consentirvi, innanzitutto, di avere la possibilità di tenere gli occhi aperti, perché se un attore lavora così, cioè, a meno che non è uno spettacolo cinese. E poi, in secondo luogo, perché l'attore, se viene illuminato, come dire, in maniera corretta,
desta l'attenzione anche del pubblico. Per cui io spesso e volentieri, quando vedo degli spettacoli, diciamo, non ben concepiti dal punto di vista illuminotecnico, vedo che le luci che illuminano la scena sono le stesse luci che illuminano l'attore. Questo a me mi hanno insegnato che non è corretto. Non che non si possa fare, ma non è corretto. Perché la luce che illumina la scena ha un certo grado, ha una certa intensità, in qualche modo ha un certo colore. La luce che illumina l'attore non può rientrare in questi parametri qua, quindi necessita di una sua luce particolare. Se io qua uso un blu, ok, e a un certo punto c'è un lago che è un po' più azzurro, su cui si riflette una luna, io non posso vedere l'attore che prima è del colore della luna, poi si sposta un po' diventa il colore del lago, si sposta un po' diventa il colore della luna. È un po' strano. Cioè, io devo far vivere, magari in dettagli in aria, qualche cosa che consenta all'attore che attraversa questo spazio di mantenere, pur nei diversi luoghi, di mantenere una sua leggibilità di volto. Quindi noi dobbiamo sempre immaginare, specialmente quando stiamo facendo degli spettacoli, come dire, che hanno organicamente costruito un percorso, dobbiamo sempre immaginare che cosa occorre a me per illuminare l'attore indipendentemente dalla scena. Per esempio, ieri abbiamo fatto le luci del jazz, ci siamo detti, mettiamogli due incroci qua con un sagomatore eccetera eccetera, poi a un certo punto ho detto però io metterei pure due frontali lassù. Perché? Perché se malauguratamente quello che abbiamo fatto, la posizione che il musicista prende, schiaccia troppo il suo volto, io devo rinforzare da fuori la sua faccia, la leggibilità del suo viso. Cioè questa è una cosa molto molto importante che molti tecnici oggi non prendono in considerazione. Purtroppo i motorizzati, questi tipi di proiettori che si usano altrove, hanno questo effetto, cioè che sono delle luci generiche, difficilmente regolabili, e quindi, siccome siamo a ora, illuminano un po' del tutto, spesso e volentieri quando vanno a finire sull'attore lo bruciano, tecnicamente. Cioè tu vedi il motorizzato che è uno scanner che passa dalla sedia, poi entra laggiù Don Rodrigo, arriva Don Rodrigo e poi in primo piano con lo stesso scanner vanno a illuminare l'attrice. È chiaro che quell'intensità dello scanner laggiù aveva un valore, qui c'è un'altra, non ho avuto il tempo di cambiarlo perché sta fatto tutto, fa lavoratrice in prima completamente bruciata, cioè che non ha fatto sul cambio sa che cambia. Allora, perché possa succedere qualcosa di interessante, io devo sempre pensare che l'attore necessita di una sua luce particolare. Questo è un'etica che insomma mi hanno insegnato e che secondo me bisognerebbe anche tramandare, perché alla fine per me la cosa importante è l'attore. Se c'è l'attore c'è teatro. Quindi darei sempre valore in assoluto all'illuminazione dell'attore. Poi, questo non significa che io debba sempre lavorare con luce piena sull'attore. Per esempio Strehler era uno che non amava vedere l'attore a luce piena. Però non è che l'attore non fosse illuminato, anzi voglia essere illuminato. Però non amava vedere la luce piena sulla faccia dell'attore, perché amava vedere la possibilità poliedrica del viso dell'attore. Quindi lavorava moltissimo in controluce e con dei fili di luce, proprio minimi sulla faccia dell'attore. Questa cosa adesso la usano anche molto in lirica. Una volta la lirica aveva la ribalta, quindi che succedeva? Il cantante sta alla scena, entrava, lo saltavano, coro, eccetera, eccetera, tutti. Ma è lei o non è lei? È lei o non è lei? È lei o non è lei? Finalmente quando arriva al proscenio, pum, gli accendevano la batteria delle riparte, cioè è lei, sta facendo, ah! Infatti cantava, urlava, gli arrivava addosso la potenza di luce, che poi solo facevano migliaia di ombre sul fondale. Oggi con le tecnologie si è riusciti abbastanza a evitare questo effetto qui, la scena spesso e volentieri illuminata indipendentemente dall'attore che c'è dentro, l'attore sta dentro, l'attore, il cantante sta dentro la scena intanto che interagisce, che nel momento in cui fa i suoi soli viene davanti e ci sono delle ribalte, dei piccolissimi pezzi che noi adesso stiamo usando nella mostra di Armando, che si chiamano Bird Uccellini, sono dei piccoli parti che illuminano a spot le facce dei cantanti, sono molto morbidi, cosmetici, eccetera, cioè sono molto curati. E non lo so se l'opera di Roma
così. No, c'è ancora il periodo di ribalta. Qui stiamo ancora a riempire il punto. Però se andate invece nei grandi teatri europei, si usano moltissimo questi bird adesso. Sono direzionali, stanno lungo tutto l'arco di proscenio per terra e illuminano soltanto i volti degli attori. Si accendono quando l'attore arriva in posizione e gli che sono buttati addosso e sono usciti. Vabbè, la danza ovviamente. La danza, ecco, per esempio, giustamente lei mi parla della danza, è vero, perché dobbiamo ragionare su tutte le possibilità. La danza, che cosa ha al centro la danza? Il corpo del danzatore. Quindi, anche il viso, anche se in genere il viso medio di un danzatore è espressivo. Sì. Però spesso poi in te il danzatore cioè tiene un'espressione, no? Poi in realtà è sempre essere umano. Però c'è il fare. Non fa passo niente alla faccia! Non raccontare con la faccia per contare. Però cosa succede? Allora, rispetto al danzatore, che problemi ho io, grossi? Se illuminassi. Ma se illuminassi tutto da fuori che succederebbe? Appiattisco molto, quindi tolgo di dimensionalità. Ecco. Allora, come faccio a ripristinare, diciamo così, valore ai corpi e a dare una dimensione in più? Che cosa userò principalmente? I tagli. E la danza si usa molto i tagli. Esatto, perché i tagli innanzitutto sono belli, perché invadono con fascia luce il corpo, e poi in secondo luogo perché con la fila dei tagli riesco anche a governare la luce facendoli morire in quinta e quindi evitando anche tante ombre sulla scena. C'è una riflessione maggiore, perché il tappeto può essere nero, ma spesso può essere anche grigio, bianco, quindi non mette qualcuno a me. Per esempio, quando il tappeto è bianco, io posso usare il bianco del tappeto. Ci sono molti spettacoli che usano il tappeto bianco o grigio. Perché? Perché posso usare il tappeto bianco? Esattamente. Per cui se io devo illuminare lui, posso anche non illuminarlo direttamente, ma lo posso illuminare di riflesso. Cioè, buttando la luce per terra, la luce riflette e io riesco a illuminare. E in genere quella luce è la più bella, perché è la più morbida, la più naturale, la più omogenea. Questo è perché i tanti spettacoli hanno la scena bianco e il tappeto bianco. Certo, il bianco ha un problema in più, che fa tante ombre. Quindi devo imparare, devo essere bravo a fare la cosa. Io, per esempio, una volta mi è capitato di illuminare uno spettacolo fatto tutto di specchi, una scena di specchi tutto pessima. Era un casino, perché avevo praticamente più che il problema delle riflessioni che poi riuscivo più o meno a recitare. No, perché mi riflettevano le americane con la pendenza. Poi lo spettacolo ho fatto con il tappeto invece che il bianco, ne ho visto specchiato. Quindi loro guardo. Essendoci uno specchio è molto più difficile da gestire, perché di fatto mentre una superficie bianca è più facile da gestire. Dicevo, un'altra cosa importante, per esempio abbiamo fatto uno spettacolo qua, c'è cioè un effetto molto molto bello, che era uno spettacolo 900 di Eugenio Allegri. Lui che aveva fatto, questo disegnatore Lucci, ci aveva lavorato sopra un anno, però alla fine era arrivato un disegno Lucci bellissimo. Aveva messo per terra delle gelatine speciali, riflettenti,
usando il bar, si combinava queste gelatine, riflettevano su un fondale bianco, restituivano degli sprazzi stranissimi, disegni, degli origami, eccetera, eccetera. Cioè, questa cosa, per esempio, questa della riflessione, tutta una branca molto interessante, molto da scoprire, con il tecnico ma scopre a modo suo, molto interessante su come fare le luci. Cioè, non è che per forza dobbiamo illuminare un corpo direttamente, ma possiamo illuminarlo anche di riflesso. Per esempio, un altro che usava lui, che è un altro francese molto bravo, lui non usava quasi mai la luce sui danzatori. Cioè, lui mandava, vedi, una luce che puntava là dove c'era un pannello di polistirolo bianco, che rifletteva la luce all'interno e spostava questi pannelli a sé e le luci praticamente non stavano sugli attori ma viaggiavano in aria e arrivavano in riflessione. Molto bello, ci vuole un teatro, ci vuole tempo a disposizione, c'è da calcolare tutta una serie di fattori e insomma l'effetto è bello, però con la machine fa vedere il fatto della sì, poi ci sono di oggi non volevo entrare sulle macchine del fumo o della nebbia, perché quelli poi sono va bene, io farei una pausa e poi comincerei a fare il montaggio magari prima di però di fare la pausa volevo poi il montaggio lo andiamo a rivederci insieme il disegno che abbiamo fatto ieri. Volevo sapere da voi se ci sono domande su tutta questa branca e poi magari se potete fare un foglio con tutte le mail in maniera che io poi vi mando le dispense e quello che. C'è già una già una lista che si fa girare varie cose a scuola. Magari... però io vorrei quelli che hanno fatto il corso, cioè per io le mandava si facciamo una lista. Con la mail e col numero telefonico, che così anche se nel caso abbiamo bisogno di una mano, magari... Oh, sono anche attaccato a Sì, ma che sono le basi? Sì, sì.
Spende 200 euro perché è chiaro che può essere. Un attimo stavo pensando, ho capito Lucarelli. Migrelli si sta riposa un attimo. Ha fatto il corso fino all'oggi pomeriggio. Poi lui alzava, ma si sta svegliando un attimo, sta andando a farsi una passeggiata. Punto trovi, Ciao. Non sto andando via, Come on.